Ma la pompa di calore funziona anche quando fuori fa freddo? 3.000 euro in più di energia elettrica contro 12.000 euro in meno di gas metano, quindi i conti sono presto fatti. Ciao e benvenuto in questo nuovo video. Io sono Samuele e ricordati di cliccare sul tasto iscriviti e sulla campanella a fianco per ricevere in anteprima i miei nuovi video. Siamo in pieno inverno e oggi ti porto a Belluno, città famosa per le sue fredde giornate d'inverno. Qui, quasi 3 anni fa, è stata installata una pompa di calore professionale. Con professionale intendo una pompa di calore che, anche a temperature rigide, riesce a riscaldare consumando poco. Per i più tecnici intendo una pompa di calore che ha un COP molto elevato anche quando fuori fa molto freddo. Un COP di 4 anche con temperature esterne di 2 gradi. Ora mi collego in diretta, infatti è il 3 febbraio, sono 4,6 gradi esterni e l'acqua calda sanitaria è a 66,8 gradi. Vediamo cosa è successo il 19 di dicembre, giornata piuttosto fredda, infatti le temperature si sono attestate quasi sempre sotto lo zero e anche in quel caso riuscivamo a preparare acqua a 55-60 gradi senza nessun problema, mantenendo un ridotto numero di sbrinamenti della macchina, infatti ne ha fatti solo 6 durante tutta la giornata. Questo è l'albergo con 47 posti letto e quella che vedi alle mie spalle è la pompa di calore che funziona d'estate ed inverno per produrre tutta l'acqua calda, ma naturalmente il beneficio più grande si ha d'estate quando le caldaie vengono completamente spente. Allora, il problema iniziale e principale era quello di contenere i costi. Sicuramente da maggio a ottobre quest'anno non abbiamo più utilizzato i bruciatori, quindi tutto quanto quella che era la spesa del metano è stata azzerata. L'intervento è consistito appunto nell'installazione della pompa di calore su una terrazza soprastante i bollitori. È stata fatta installazione in tempo relativamente breve, non ha comportato grossi disagi. C'è stata anche la sostituzione dei bollitori nel frattempo, perché erano bollitori che ormai avevano oltre 20 anni e avevano fatto il loro percorso di vita. Bollitori chiaramente anche con performance migliori per poter appunto dare l'acqua calda a tutte le nostre stanze, sono 47 stanze con 67 posti letto. Abbiamo visto che questo tipo di installazione si è dimostrato buono, ha dato garanzie in tutto, quindi a conti fatti riteniamo che sia stato un buon investimento. In altre annate la spesa del gas da maggio a ottobre, quindi riservata esclusivamente all'acqua calda, era sui 12-13 mila euro. Quest'anno tutta questa spesa non c'è stata assolutamente, quindi questo è un risparmio. Quantificare, non abbiamo sicuramente speso 12-13 mila euro, una cifra nettamente inferiore di energia elettrica. 3.000 euro in più di energia elettrica contro 12.000 euro in meno di gas metano, quindi i conti sono presto fatti. Sia la parte di vendita e tutto, e anche di installazione, siamo stati seguiti. La ditta ha lavorato bene, e ci hanno seguito e quindi siamo secondo le aspettative, insomma, quello che ci è stato promesso l'abbiamo avuto. Adesso speriamo di continuare così.